fine. Eccola Mirko. Grande Mirko. Ma che bello, ancora davanti, ancora con Mirko. Dovete sapere che avendolo prenotato con l'applicazione, probabilmente l'applicazione va a chiamare i taxi preferiti, allora... Io sono il preferito. Vado a Colonia a vedere la fiesta, soprattutto. Non male. Ma se dico cosa mi sono portato dietro ti metti a ridere. Che cosa? Vediamo se lo riconosci. No, Samsung... Galaxy S3. Quindi S3, S4, S5, S6, S7, un telefono di 5 anni fa praticamente. Perché gli ho flashato la Ciano 14, quindi ho su Nougat, la 7.1. Ah, quindi l'ultima versione di l'ultima Android. L'ultima versione Android, sì. E come gira? Ma sai che, devo dirti la verità, riesco a fare tutto, ok, con i suoi tempi, però sono riuscito anche a abbinargli per esempio il Wear, perché mi sono portato dietro a provare anche lo Zenfone 3 e funziona. Mi è appena arrivata una notifica di Luca del Bordons, ma per adesso però ho sempre il backup. Ragazzi, problema numero uno con l'S3: abbiamo 10 minuti perché qua a Malpensa non si può stare più di 10 minuti in quest'area, bisogna correre. Ce la faremo a pagare tramite app in 10 minuti? Vediamo, poi sì. Ce attendi. Ah, yeah. Oh, l'attendi è andato, eh? Il tassista prepara il pagamento e l'ho preparato 5 minuti fa. Tu avvisami quando siamo a 7, che al massimo rifacciamo, ti do i cash, il... rifacciamo il giro. Vai, pagamento riuscito. 3 minuti. Dai, ci può stare. Alla prossima. Ciao, ciao. Comunque oggi voglio essere coerente con me stesso. Visto che è una prova vintage, una retroprova, andiamo a fare il check-in al banco. No, la coda al check-in. No, ma che coda. Ma non c'è un app salta la coda? Ma se c'è la macchinetta elettronica, come mai la rileggete? Sì, perché hanno inventato un sistema fantastico che a volte entra la gente anche senza la carta d'imbarco, perché abbiamo dei geni. Il vecchio dell'Italia, l'Italia è un disastro, ma penso qua. Gli elementi che hanno preso fior di soldi per quei tornelli. L'altro giorno questa scala la stavo facendo al contrario perché avevo dimenticato la valigia al controllo. Oggi invece è giornata vintage. Ho le solite 1000 notifiche, però devo dire che non va male, eh. Sì, ok, non velocissimo, però andiamo a vedere WhatsApp. Chiara, che mi manda un cuore. Però purtroppo sulla fotocamera casca l'asino, praticamente inutilizzabile. Ecco, sono un po' preoccupato per la batteria, perché è mezzogiorno e mezzo e ho il 57%. La batteria scende a vista d'occhio ed è sempre un po' caldo. Guardate come sono messo. Valigia, zaino in mezzo alle gambe, gente che si saluta, si bacia. Ma tu che sei un giornalista con tanto di tesserino, quindi non pubblicista ma professionista. Mi è piaciuta questa, professionista. Come ti sembra questo viaggio? Molto Ibiza. Comunque in questo contesto l'S3 si trova veramente a proprio agio. Beh ragazzi, questo volo mi insegna che i pregiudizi verso persone, verso religioni, verso qualsiasi cosa sono sempre sbagliati. Volo perfetto. E poi ragazzi, ci sono gli assistenti di volo più simpatici di tutti i cieli d'Europa, grandissimi. Ragazzi, non possimo farci il selfie perché oggi sto provando l'S3 5 anni fa, dopo 5 anni, con la Ciano Gen 14, quindi ho su Nougat. Peccato che non va la fotocamera. Vabbè, però facciamolo col vostro, dai. Grazie ragazzi, ottimo volo. Qualcosa mi dice che siamo nel punto giusto. Avrà parcheggiato male l'aereo o avranno parcheggiato male le macchine? Boh. Vabbè dai ragazzi, basta pirlate. Andiamo da Ford, i nuovi modelli 2017 ci aspettano. Sono attentissimo. Ragazzi. Presente. Allora ragazzi, questo hotel è veramente figo. Non tanto per la stanza che è piccolina, non tanto per il colore di questo copriletto che è quasi imbarazzante, non tanto per il benvenuto con questi biscottini che hanno una bellissima faccia, quanto una volta era una torre di un acquedotto, riconvertita in hotel. Circolare, recuperata in maniera fantastica. Allora... tour architettonico. Beh, già il corridoio è bellissimo perché, guardate, prima di tutto è completamente circolare perché ovviamente la torre è cilindrica e poi hanno lasciato le pareti di mattoni a vista. Praticamente questa era tutta la struttura dell'acquedotto per reggere la spinta dell'acqua. C'è anche il balconcino, romanticissimo. Da sulla hall. No ragazzi, è fantastico, se dovete venire in questo hotel, secondo piano, là, bellissimo.
Torno su perché tra un po' mi interno. Vabbè ragazzi, l'hotel sarà anche figo, ma la debacle dal punto di vista tecnologico a questo giro è totale. S3 praticamente inutilizzabile, l'applicazione fotocamera che si blocca nel 2x3 non lo posso usare, la batteria che è il 57%, ma io in aereo l'ho caricato completamente con un power bank gommoso, fastidioso. Sì, ok, se facciamo così sulla home, apro Facebook e apro Instagram, riesco a farlo. Ma abbiamo capito che un telefono di 4-5 anni fa, anche con la CyanogenMod, purtroppo non può resuscitare. E poi lo ZenWatch, ragazzi, guardate, l'applicazione Zen Manager si è bloccata in modo anomalo, solo le 17.48 e ho solo il 9% di batteria. Mamma mia, e tra un quarto d'ora inizia l'evento Ford. Vabbè, switch veloce di SIM, no, l'orologio chi se ne frega, e andiamo. Pensavo fosse un evento esclusivo e ho scoperto che siamo in 3500 persone. Sì, 3500 e siamo nella fabbrica. E dai, fortunatamente anche il buffet è adeguato alla mole di persone che Ford ha invitato in questa fabbrica, che probabilmente sarà la fabbrica in cui costruiranno la nuova Fiesta. È incredibile, è lunghissimo questo tavolo. Ragazzi, siamo assolutamente illegali, siamo entrati nel luogo della presentazione a mezz'ora dall'inizio, ma guardate la maestosità di questo posto, veramente incredibile. Ford ha invitato dealer, ha invitato gli operai della fabbrica, ha invitato i giornalisti, i blogger, gli youtuber per un lancio che si preannuncia veramente in grandissimo stile. E poi tra l'altro da tutto il mondo, guardate le bandiere alle pareti, fantastico. Italia, siamo qua. Beh, diciamo che adesso il panorama è leggermente diverso. Tutta la gamma, eccola qua, finalmente la nuova Fiesta declinata in quattro versioni. Qua abbiamo la Active, quella un pochino più SUV, un pochino più aggressiva. Qui abbiamo la Vignale, che è quella un pochino più lussuosa. E là abbiamo la Titanium, quindi la classica Fiesta. E ovviamente c'è anche la versione ST. Purtroppo stasera le macchine sono statiche, non si può nemmeno entrare, ma avremo domani la possibilità di vederle un pochino più vicino, dentro, purtroppo sempre statiche. Beh ragazzi, ho dormito benissimo la Torre dell'Acqua, ma tecnologia debacle. Allora, l'S7 con la beta di Nougat ancora instabile. ZenWatch 3, cioè l'ho messo da un'ora, sono già all'87% di batteria. Vabbè, mi toccherà caricarlo 3 volte anche oggi. Torno al vecchio e affidabile S7 Edge. Ma ci consoleremo andando a vedere la nuova Fiesta. Quello che caratterizza le quattro versioni è la calandra e fendinebbia. Questa è la Titanium, questa è la Vignale, questa è la Active e questa è la più cattiva ST. La tecnologia a LED viene utilizzata solamente per le luci diurne, mentre abbagliante, abbagliante frecce rimangono alogeni. Probabilmente sarà anche l'opzione Xeno. La nuova Fiesta ha una serie di sensori che le permettono di vedere attorno a sé e capire anche a 130 metri di distanza se c'è un pedone, se c'è un ostacolo, e quindi attivare tutti i sistemi di sicurezza, anche la frenata di emergenza. Qui abbiamo le telecamere, mentre devo dire una soluzione ben nascosta e ben celata nella calandra è quella del radar, che vedete è messo qua sotto. C'è anche la telecamera posteriore per aiutare le manovre di parcheggio, anche se la democratizzazione dei sistemi di aiuto alla guida arriva anche su Fiesta, perché ha anche il sistema di parcheggio automatico, sia perpendicolare sia parallelo. Anche la linea laterale viene rivista e mi piace questa versione Active, un po' crossover. Anche su Fiesta arriva Sync 3 su una specie di tablet, vedete qua, con un display fino a 8 pollici di diagonale, touchscreen capacitivo, quindi prende benissimo i comandi, vedete come è reattivo. Se andiamo qua nei settaggi vediamo com'è compatibile ovviamente con il Bluetooth, con Android Auto, ma anche con CarPlay di Apple. Ha i comandi vocali e ha il wifi, quindi la possibilità non di condividere ma di succhiare i dati per esempio che arrivano dallo smartphone per poi utilizzare le applicazioni. È compatibile anche con le App Link, bello il navigatore con un'interfaccia veramente tanto grande. Se entriamo nella home, vedete, possiamo un po' costruircela con il navigatore da una parte, la radio e qua si possono aggiungere ovviamente i device Bluetooth. Per quanto riguarda le sorgenti, FM, AM, ma anche finalmente il Digital Audio Broadcasting. E poi una piccola chicca costruttiva, vedete questo piccolo scalino? Serve perché quando siamo al volante basta appoggiare qua un dito e con l'altro dito, vedete, riusciamo a utilizzare i comandi molto più facilmente rispetto a quelle vetture che non hanno questo accorgimento, e quindi col dito quando prendiamo le buche o quando guidiamo facciamo
fatica un po' a cliccare le icone, quindi a volte piccole genialate che però risolvono problemi concreti. Il climatizzatore è automatico e il cruscotto non è completamente digitale perché gli indicatori sono analogici, retroilluminati, ma abbiamo qua un piccolo LCD che ci dà le informazioni principali. La cosa bella è che quando spegniamo la macchina il pannello diventa completamente nero. Questi sono gli interni premium della Vignale. La cosa che mi piace tantissimo è il doppio tetto panoramico, di cui la sezione davanti apribile e quella dietro invece è fissa. Certo che vista da qua, così davanti, fa un po' Tesla. E con questa passeggiata tra le Fiesta storiche 76, 83, 89, questo non ricordo, quando avevo 18 anni la sognavo, era bellissima, andava fortissima. Io da Colonia vi saluto, è stata una bellissima esperienza. Ford Fiesta che democratizza un po' i sistemi di sicurezza che vengono portati anche su una segmento B, quindi Fiesta promossa. Ma la mia tecnologia come sta andando? Quasi una debacle, perché? Zenfone Watch 3, siamo a mezzogiorno e ho il 43% di batteria. Col Galaxy S3 sapete come è andata a finire, ma stanno chiamando il mio volo. No, non posso rimanere qua a Düsseldorf. Italia, arrivo, ciao, ci vediamo alla prossima avventura. Sì, è il mio. Peccato, perché mi perdo il buffet fantastico. Mi perdo anche l'ascolto delle cuffie Bang & Olufsen, che per la prima volta viene montato su una Fiesta. Il sistema Bang & Olufsen, 675 watt, 10 altoparlanti, subwoofer. Il mio gruppo se ne sta andando. Grazie Fiona, mi hai preso il doggy bag. Grandissima Fiona. Ma tu sei in aereo con noi? Sì. Ma non lo sto perdendo. No, non lo stai perdendo. D'accordo. Eravamo tutti qua con calma. E dove corri? Ma che ne so, ho sentito, perdi l'aereo, stavo partendo per Düsseldorf. Ciao ragazzi, ci vediamo in Italia.